In seguito allo sbarco di migranti a Salerno, avvenuto nella giornata di ieri, sono stati fermati due presunti scafisti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno infatti fatto scattare le manette ai polsi di un cittadino palestinese e di un cittadino egiziano indagati nelle fasi degli accertamenti preliminari, da sottoporre poi al vaglio dibattimentale per aver organizzato e gestito, secondo l'accusa, l'ingresso illegale nel territorio nazionale di 38 stranieri in prevalenza provenienti dal Bangladesh. I migranti, insieme ad altri 76 stranieri, sono stati recuperati da un'imbarcazione di fortuna e tratti in salvo tra il 17 e il 19 agosto dalla motonave Easia 4, battente bandiera tedesca. Sono stati poi condotti nella giornata di ieri nel porto turistico di Salerno. Inoltre, la stessa nave ONG è stata multata e ha subito il fermo amministrativo per 20 giorni. Le autorità italiane ci hanno imposto, hanno scritto dalla nave ONG, anche una multa di circa 3.000 euro, nonostante abbiamo salvato 114 vite umane e ora per 20 giorni non possiamo lasciare il porto di Salerno.